del paradiso che Dante ha oltrepassato di volta in volta diventano sempre più grandi perché si allontanano sempre di più dalla terra. E Dante, nel 22° canto del paradiso, dice che si volge indietro per un istante e vede tutti i 7 pianeti e infine l'aiuola che ci fa tanto feroce, dai colli alle foci, la nostra terra. Poscia rivolse gli occhi agli occhi belli. E dico questo, questa immagine di Dante che pure in paradiso, l'avevo già accennato l'altra volta, quando arriva in cima, non gode di quella bellezza, il primo atto che fa è tornare indietro, il disio che l'aveva condotto lì, ora lo riporta nell'umanità per dire quello che ha visto. Questa immagine di lui che si gira a riguardare tutto il nostro sistema solare, negli anni 60 è stato veramente fatto inconsapevolmente da Carl Sagan, un grande astronomo e filosofo che inviò la sonda Voyager oltre i confini del nostro sistema solare. E fu lui che quando questa sonda, dopo anni che era in viaggio, arrivò oltre il sistema solare con questo telescopio per andare a indagare sempre nell'universo, sempre più profondo, chiede alla NASA di far volgere per un istante la sonda Voyager a riprendere la Terra immersa nel sistema solare, identico a quello che ha fatto Dante. E nel discorso molto breve, appena una ventina di righe, di questo astronomo, lui dice che vede appena un pixel è la nostra Terra in quella foto, in cui si vede appena una banda luminosa e un pixel un po' più luminoso nell'avvolgente buio cosmico. Dice, ma lì quello che sembra nulla di importante per noi è qualcosa di più, perché tutto quello che noi siamo, dove ogni persona, ogni eroe, ogni poeta, artista, uomo comune ha vissuto, vibrato, dove sono sbocciati gli amori, quelli che sono andati perdersi nell'odio, nelle faglie, dove c'è stata ogni guerra, ogni uomo vissuto e morto, ha fatto la sua vita, è tutto avvenuto lì, e quella è la nostra unica casa, il luogo in cui noi dovremmo averne, il luogo di cui avremmo dovuto avere più cura, e che solo la speranza nel futuro e nell'andare lontani ci porta a volgerci indietro, a ritornare nella nostra casa, a vederla da un nuovo punto di vista. E finito questo, finisce il canto. E il nuovo canto vede Beatrice, dice, come un uccello intra l'amate fronte, che aspetta con desiderio, freme nel veder sorgere il sole per poter partire con desiderio di andare a cercare il cibo per i propri piccoli. Così è Beatrice rivolta a guardare nella luce di Dio. E poi quando arriva ancora più in alto, sforse 6.000 miglia di lontano, all'improvviso, nel più ampio di questi cerchi, sbuca fuori e vede un altro universo, la rosa, la candida rosa dei beati, con al centro un punto, Dio. E allora astronomi e scienziati si sono posti questo problema, ma noi ci immaginiamo il mondo medievale che vedeva il geocentrismo, la Terra al centro di un universo infinito solo in Dio, con tutte le orbite, il Sole e i pianeti intorno. Questo com'è possibile? Se Dante passa fin l'ultimo cielo, le stelle fisse, e poi c'è qualcos'altro dopo. Allo stesso tempo lui vede come l'ultimo cerchio Dio, e lo vede come un cerchio e come un punto. Com'è possibile? Perché poi dirà alla fine, nel 27° canto, quel punto da cui dipende il cielo e tutta la natura. Un punto e un cerchio. E questi astronomi si sono dibattuti per cercare di capire come fosse possibile, e alla fine hanno capito una cosa, che Dante non ha mai immaginato veramente la Terra al centro dell'universo. Non era un geocentrismo, lui non ha neanche immaginato eliocentrismo, naturalmente. Poi proprio nel paradiso dice, nell'ultimo canto, or questi che dall'infima lacuna dell'universo. La Terra è l'infima lacuna, come può essere il centro? È l'infima lacuna, il punto più basso. E se noi ci immaginiamo questo cerchio con la Terra in un punto e l'arrivo all'altro, agli antipodi, e al centro solo il desiderio di tutto il mondo, possiamo capire come il cerchio e il punto siano la stessa cosa, perché non sono più una circonferenza, ma una sfera a quattro dimensioni. Quindi Dante
una cosa che non è possibile immaginare, noi non la possiamo né disegnare né immaginare, ma è così. È per questo che poi in questa sfera il cerchio e il punto diventano la stessa cosa, ed è al centro di tutto questo che c'è il moto di Dio, il moto di quel disio che è responsabile di ogni cosa. Questa è la grande veduta di Dante del paradiso che rivoluziona ogni cosa, ed è per questo che lui ha l'occhio dello scienziato e il cuore del poeta, perché dal particolare riesce a vedere questo universale, quello che nessun altro riesce a scoprire.